Ciao ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video. Io sono Fabrizio e quest'oggi ci avventureremo nel mondo delle tecnologie che stanno rivoluzionando il mondo delle corse automobilistiche e anche per quanto riguarda la simulazione. Esploreremo il sofisticato sistema ERS, il DRS, l'EQ, il sistema Push to Pass, con un focus particolare su come quest'ultimo è stato implementato nella British Touring Car Championship, la BTCC e soprattutto su rFactor 2. Quindi preparatevi in questo viaggio ricco di dettagli tecnologici. Sigla! Iniziamo con il sistema di recupero dell'energia HERS nelle Formula 1. L'HERS è un sistema avanzato che svolge un ruolo cruciale nella Formula 1 moderna, composta da due componenti chiave, MGU-K e MGU-H. L'MGU-K, ragazzi, è il Motor Generator Unit Kinetic. Recupera l'energia cinetica durante la frenata, trasformandola in energia elettrica. L'energia recuperata può essere immagazzinata nella batteria o utilizzata direttamente per fornire una spinta aggiuntiva al motore attraverso il KERS. Posizionato sull'asse del motore, è collegato direttamente all'albero motore, permettendo un recupero efficiente dell'energia cinetica. L'MGUH, Motor Generator Unit HEAT, è collegato al turbocompressore e converte l'energia termica dei gas di scarico in energia elettrica. L'energia recuperata può essere utilizzata per caricare la batteria o per alimentare direttamente l'MGUK, riducendo il turbo lag e migliorando la risposta del motore. Mantiene la velocità del turbo compressore, evitando perdite di potenza durante i cambi di marcia e di decelerazione. La gestione ottimale dell'MGU è una scienza. I team di Formula 1 devono elaborare strategie complesse per bilanciare l'uso dell'energia recuperata, considerando le variabili come le condizioni di gara, la configurazione del circuito e la strategia di gara. Una gestione efficace oggi dell'MGU può determinare il successo o il fallimento di una gara. Ma passiamo al più conosciuto Drag Reduction System, o meglio DRS. Ormai penso che tutti sappiamo il suo funzionamento, ma è un sistema aerodinamico che modifica l'angolo dell'ala posteriore, riducendo la resistenza aerodinamica e permettendo ai piloti di raggiungere velocità superiori nelle zone di attivazione, le DRS Zone, rendendo i sorpassi più fattibili e le gare più spettacolari. Engine Control Unit, classica EQ o Engine Management System, EMS. L'EQ è il cervello elettronico del motore, che gestisce con precisione vari parametri del motore come il rapporto aria-carburante e l'avanzamento dell'accensione, ottimizzando le prestazioni e l'efficienza del carburante in ogni situazione di gara. Sapete quella rotellina che girate e potete ottenere miscela più grassa, miscela meno grassa, per sfruttare al meglio la potenza del motore oppure per fare risparmio carburante se avete consumato troppo? Sempre una questione di strategia. E quindi arriviamo push to pass nella BTCC e rFactor 2, perché il punto è questo, ragazzi. Le BTCC hanno introdotto un sistema ibrido nel 2022, permettendo ai piloti di avere fino a 15 secondi di boost ibrido per giro. Stiamo parlando di quasi 40 cavalli in più. Questa tecnologia è stata implementata anche in rFactor 2, dove i giocatori, dopo aver mappato un pulsante push to pass, possono gestire strategicamente l'uso del boost durante la gara, aggiungendo un ulteriore strato di strategia e realismo nelle gare. In rFactor 2 i giocatori vedranno sul cruscotto delle BTCC appunto le informazioni in merito a questo push to pass, come il numero di secondi di attivazione per giro, la temperatura della batteria e del motore. È un elemento che aggiunge profondità all'esperienza di guida, sfidando i giocatori a bilanciare la potenza aggiuntiva con la gestione dell'energia. Cioè, questo vi serve sia per lottare per un sorpasso, quindi push to pass per passare, ma anche la possibilità di attuare una difesa ad un eventuale sorpasso. Fatto il giro di queste tecnologie, dove volevo arrivare, ragazzi? Ragazzi, è partito questa notte a mezzanotte il campionato BTCC con le prequalifiche, ragazzi, e già c'è un hype pazzesco, circa 15 piloti già questa notte hanno iniziato a girare e a fare dei tempi stratosferici. Quindi l'invito è quello di seguirci questa sera, perché rimarremo, secondo me, tra 2 o 3 ore di live domani sera per scoprire quali saranno i 27 piloti selezionati, e in più vi metto a disposizione
il link in cui potete andare a seguire i tempi che sono segnati dai vostri beniamini e a sapere anche chi sta correndo in quel momento live sul server. Quindi ragazzi, questo viaggio nel cuore tecnologico del motorsport ci ha permesso di scoprire come le innovazioni come l'ERTZ, il DRS, l'ECU, il sistema push to pass stanno elevando il livello delle corse automobilistiche, rendendole più emozionanti, strategiche e coinvolgenti. Speriamo che queste scoperte vi abbiano acceso la scintilla della curiosità e vi abbia reso più entusiasti di esplorare e approfondire il mondo delle corse non solo reali ma anche nella simulazione. Se avete domande ragazzi, curiosità o commenti, non esitate a lasciarli qui sotto e ricordatevi di iscrivervi al canale per non perdervi i nostri futuri viaggi nel mondo della simulazione. Grazie per avermi seguito, come al solito un abbraccio da Fabrice, è tutto, ciao!